Vallo della Lucania, provincia di Salerno, sala conferenze, centro studi della biodiversità tenuta a Montesani per l'incontro pubblico dal titolo Per un parco di opportunità, revisione del piano del parco 2020-2030. Abbiamo come consiglio direttivo del parco incaricato qualche mese fa ormai il professore Moccia dell'Università di Napoli affinché iniziasse un lavoro importante che vuole creare le condizioni per un nuovo piano del parco nel decennio 2020-2030 e abbiamo ritenuto giusto, doveroso e opportuno fare degli incontri pubblici innanzitutto con la comunità del parco, con i sindaci del parco, quindi ieri sera c'è stato un incontro molto, molto bello, importante, partecipato, insomma, da cui sono venuti fuori molti spunti importanti che riguardano ovviamente le necessità del territorio per l'elaborazione del nuovo piano. Questa mattina c'è stato l'incontro con gli operatori tecnici, quindi ingegneri, architetti, insomma, agronomi, tutti i tecnici. Questo pomeriggio ci sarà l'ultimo di una serie di incontri, l'ultimo incontro con gli operatori economici del territorio, ai quali ovviamente il piano del parco guarda con grande attenzione perché saranno poi loro i veri artefici della crescita e dello sviluppo del territorio. Piano del parco significa soprattutto una manutenzione del piano del parco, nel senso che si dà per scontato l'impianto originario, le finalità di fondo, i principi di tutela e valorizzazione di questo territorio che erano alla base di quel piano e si va a verificare come hanno lavorato nella realtà quei principi, le norme, gli indirizzi, le strategie che erano state previste all'interno di questo strumento. Poiché diciamo, lo scopo è proprio questo, insomma, l'individuazione delle criticità è il punto fondamentale. E allora per questo motivo l'inizio della revisione del piano parte proprio dall'indagine diretta con gli interessati. Sì, due giorni belli, importanti, intensi e di confronto, soprattutto con il territorio. Abbiamo avviato un po' questa fase di revisione del piano del parco, perché è inutile nasconderlo, ci sono una serie di criticità, d'altra parte il piano ha un po' di anni, quindi lavoreremo per recepire tutte quelle che sono le criticità, analizzarle, verificarle e cercare di dare delle soluzioni compatibilmente chiaramente con quelle che sono le norme. La grande sfida che stiamo abbracciando è quella di creare, fare in modo che il territorio possa diventare veramente una grande opportunità per i nostri giovani, per chi decide di investire nel territorio dell'area del parco, per chi decide di vivere, per quelle famiglie che decidono di vivere qui da noi nel parco. Ecco, questa è la vera grande sfida che noi abbiamo messo in campo. Contemporaneamente alla revisione del piano del parco realizzeremo anche il regolamento, perché l'assenza di regolamento ha creato non poche criticità chiaramente nell'applicazione dei piani del nostro piano, quindi chiaramente noi vogliamo oggi cercare di andare a rimettere in campo uno strumento più moderno possibile, più innovativo possibile, ma soprattutto più vicino a quello che sono le esigenze della nostra gente. Per quanto ci riguarda è un qualcosa di importante, perché per noi ricevere il riconoscimento del Parco del Nazionale del Cilento Valle di Analburni è un qualcosa che ci gratifica e che dà qualità al nostro prodotto. Quello che noi, oltre ad avere l'Amaro Teggiano nel nostro centro storico, abbiamo anche un'attività dedicata proprio all'eccellenza del territorio che si chiama la dispensa di Casa Amaro Teggiano, in cui ospitiamo solo prodotti campani e lucani con un occhio di riguardo al Valodidiano e al Cilento. Quello che dispiace purtroppo è che magari ancora ci sono pochi che credono nel territorio. Infatti sto facendo tanto, sto cercando anche a livello personale, anche a livello social, di spingere a proporre il territorio, perché se viene un turista, se viene anche un rappresentante di una ditta d'edile, per esempio, che vuole il nostro prodotto, che vuole assaggiare un qualcosa del territorio, deve trovare il territorio, non solamente il commerciale.